Eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche da parte mia. Grazie a Monica, grazie ai ragazzi di Walk to Talk che hanno organizzato questa cloud conference. Io mi trovo leggermente a disagio perché ho una colonna nel mezzo, quindi mi muoverò un po' di qua, un po' di là per cercare di guardarvi e di vedervi tutti. Non siamo riusciti a toglierla questa notte. Al di là delle battute, è un onore, un privilegio essere qua. Il mio obiettivo oggi è quello di entrare in un dettaglio tecnico, in un drill down che poi faranno i miei colleghi, i miei amici nelle sessioni successive. Il mio obiettivo è quello di raccontarvi un po' ad alto livello dove siamo e che cosa stiamo facendo. Perché? Perché siamo in un momento storico che secondo me è molto interessante, è spettacolare, probabilmente di quelli che ne capitano uno nella vita, se siamo fortunati. Siamo all'alba di una nuova era, di una nuova rivoluzione industriale, probabilmente ne avete sentito parlare in ogni dove, in ogni angolo, quasi come una buzzword, però in realtà è una cosa vera. La quarta rivoluzione industriale perché dopo la prima, che è quella che vedete, quindi l'avvento del vapore, per rivoluzione intendo il termine nella sua accezione positiva, cioè un qualcosa che trasforma completamente quella che è la vita delle persone, delle famiglie, delle aziende, delle imprese. La prima rivoluzione industriale, se ci pensate, se voi in quegli anni avevate una società di trasporto su cavallo, l'arrivo del vapore probabilmente un po' poteva darvi fastidio, comunque avrebbe trasformato completamente anche il vostro business. La seconda rivoluzione industriale l'abbiamo con l'avvento dell'energia elettrica, che non è solo da intendersi come illuminazione, che evidentemente cambia la vita delle persone, ma anche proprio energia elettrica inteso per esempio come l'avvento dei frigoriferi, quindi la possibilità di mantenere il cibo più a lungo e così via. Anche questo evidentemente trasforma tutto. La terza, e cominciamo a avvicinarci ai nostri anni, è l'inizio dell'information technology, quando calcolatori grossi come delle stanze iniziavano a permettere di fare delle calcoli, delle computazioni, seppur semplici. Se voi ci pensate, i calcolatori che iniziavano a circolare in quegli anni, in realtà sono un centesimo della capacità computazionale che avete in mano quando prendete un cellulare. Però quello era l'inizio e da lì si è partiti. Oggi siamo in un momento in cui invece siamo nella condizione di poter mettere sotto trasformazione digitale, quindi sotto informatica, la diciamo così, qualsiasi processo, produttivo o non, questa è la rivoluzione industriale che sta arrivando, che sta avvenendo. Qualsiasi cosa vi possa venire in mente può essere messa sotto trasformazione digitale. Se ci pensate, già lo stiamo facendo, no? Già oggi cominciano a circolare le prime autovetture che sono in grado di viaggiare da sole, mentre voi viaggiate con la vostra macchina, parlando con un cellulare, potete prenotare un biglietto aereo piuttosto che un hotel, senza alzarvi dalla sedia potete fare la spesa e così via. Quindi siamo già in quella direzione. Lì ci stiamo andando e lì stiamo andando molto velocemente, quindi è il caso, come dire, di approfondire un attimino il tema. Ed è interessante vedere una serie di informazioni, di numeri, di statistiche, che per esempio ci dicono che nel 2020 ci aspettiamo ogni ora l'accesso in rete di circa 1 milione di device, quindi dei numeri che sono stratosferici, impensabili fino a 5 anni fa. Al di là poi dell'età media di quelle che possono essere le aziende più giovani dell'indice Standard & Poor's, il 60% di tutta la computazione che si pensa possa essere nel mondo sarà entro il 2025 all'interno del cloud pubblico. Quindi è una rivoluzione che dobbiamo quantomeno capire, dobbiamo prendere in considerazione, dobbiamo vedere come poterla affrontare e come cavalcare l'onda per non restare indietro. Ed è interessante capire come tutto questo tema di trasformazione digitale in realtà interviene su qualsiasi settore, su qualsiasi verticale, su qualsiasi mercato, nessuno escluso. Quindi si va dall'healthcare, al gaming, alla manufacturing, di cui noi Italia siamo assolutamente dei soggetti fondamentali nel mondo, piuttosto che tutte le attività di public sector, quindi government e così via. Quindi non c'è un settore che viene escluso da questi ragionamenti. Sono tre gli abilitatori tecnologici che di fatto consentono di entrare e di accelerare, di aggredire questa trasformazione digitale. Il primo Big Data. Big Data è una buzzword che anche questa sentiamo da tantissimi anni. Big Data da intendersi non solo come grosso volume di dati, ma come anche la capacità,
al di là di gestire un grosso numero di dati, è la capacità di gestire la velocità delle informazioni, quindi mettere insieme dati storici, quindi lenti, memorizzati in database e quant'altro, e dati live, in real time, magari quelli che provengono dai social network, quindi anche di una varietà completamente diversa. Quindi una tecnologia che ci consenta di avere dati strutturati e non messi insieme e crearne del valore, permetterci di farne del valore. Dalla parte opposta, l'intelligenza, quindi la capacità che possono avere le macchine di prendere delle decisioni in maniera autonoma. Abbiamo citato prima delle macchine che si guidano da soli, Tesla è un esempio di intelligenza artificiale. Vedremo qualcosa anche in questo talk. Nel mezzo c'è il cloud. Il cloud come abilitatore tecnologico perché oggi consente in maniera democratica a chiunque di poter accedere a qualsiasi tecnologia, piattaforma, funzionalità o servizio, anche senza avere un grosso budget alle spalle. Parlandoci chiaramente, tanto più o meno non ci ascolta nessuno, fino a qualche anno fa solo alcune aziende erano in grado di poter affrontare delle spese IT di un certo tipo perché avevano un budget che glielo permetteva. Oggi anche tre ragazzi che escono dall'università, quindi con un budget probabilmente molto risicato, possono, grazie al cloud, utilizzare le stesse tecnologie che può utilizzare Nel, per usare un nome di una grossa azienda italiana. Con tecnologie, con idee di pay per use, quindi pago ciò che consumo, sfrutto solo ciò che mi serve, non ho bisogno di accedere a degli investimenti immediati, non ho bisogno di fare delle grosse spese, né tantomeno di dovermi dotare di persone che possano aiutarmi a tenere in piedi una struttura molto, molto grande. Vi voglio fare quattro esempi di aziende che sono completamente diverse tra di loro, però in realtà hanno un comune denominatore che li unisce. In realtà le quattro aziende potrebbero essere anche cinque. Nel mondo del retail vi parlo di Amazon, potrei parlarvi di Alibaba, nel mondo delle automobili Google, nel mondo dei trasporti Uber, nel mondo dell'home automation Nest, potrò mettere anche il mondo del media e metterci Facebook. Aziende completamente diverse, ma con una spina dorsale identica. Il punto è semplicemente questo: se voi ci pensate, Amazon è il più grosso negozio online, non ha negozi fisici. Uber è la più grossa società di trasporti, non ha macchine. Facebook è la più grossa media company, non ha giornalisti. Ok? Quindi stiamo davanti a delle aziende che fino a 10 anni fa non potevano esistere sul mercato. Perché esistono oggi? Esistono grazie a un unico tassello dietro le quinte che è il software. Tutto il potere, tutta la potenza, tutto il valore che hanno queste aziende è legato al loro software e ai dati. Quindi alla capacità di poter gestire una mole di informazioni molto complessa, molto grande, in maniera molto rapida, in maniera distribuita, in maniera trust, quindi sicura, certificata e quant'altro. Questo è il punto. Queste sono aziende che fino a qualche anno fa magari non potevano esistere. Oggi, grazie a quei tre pillar tecnologici che abbiamo visto prima, Big Data, Cloud e Intelligence, riescono ad affrontare il mercato e ad essere dei numeri uno, assolutamente. C'è un punto importante che mi piace sempre sottolineare, che è questo. Abbiamo un problema, sì, e il problema è, se volete, il secondo punto della slide. Finché l'IT verrà visto come un centro di costo e non un centro di profitto, sarà difficile affrontare e vincere questa trasformazione digitale. Perché? Perché il punto è che ogni compagnia, ogni azienda si trasforma e deve trasformarsi in quella che è una software company. Line I would give everybody today is if you went to bed last night as an industrial company, you're going to wake up in the morning as a software and analytics company. Il personaggio che avete visto nella slide non è uno qualunque, è l'amministratore delegato del gruppo General Electrics, quindi un gruppettino che fattura qualche dollaro negli Stati Uniti. È una società che non era e non è per niente pensata come una software company, e dice una cosa molto chiara: beh, io vado a letto una sera con in testa l'idea della mia azienda, mi sveglio e ops, sono diventato una software company, una data driven company, cioè un'azienda che deve cominciare a fare servizi, deve cominciare a gestire tramite del software tutta una serie di processi. E se lo dice un'azienda come General Electric, forse lo prenderei in considerazione. In realtà, perché tutto questo è possibile? È possibile grazie ad una legge di Moore, probabilmente tutti conosciamo, che da 45 anni sul mercato dice che ogni anno raddoppiano, i processori raddoppiano la capacità computazionale che possono avere. Quindi in realtà quello che poteva essere fatto nel 2010 in termini di complessità computazionale è sostanzialmente imparagonabile a quello che può essere fatto oggi. Perché
perché la curva, come vedete, è assolutamente differente, quindi il numero di operazioni che possono fare le nostre macchine sono nettamente superiori e quindi abbiamo una capacità tecnologica in grado di supportarci e di seguirci rispetto a quelle che sono le cose che vogliamo fare. Quindi oggi quello che riusciamo a fare grazie anche a questa legge è sicuramente un punto importante. Qual è il ragionamento del cloud, di Azure? Quattro sono i pillar su cui noi costruiamo diciamo, la nostra piattaforma: produttività, ibrido, intelligente e trastato. Per un semplice ragionamento, poter avere e poter dare un cloud per tutti, per chiunque si intende, qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione, di qualsiasi posto nel mondo, di qualsiasi budget, con qualsiasi capacità tecnologica all'interno, con qualsiasi piattaforma, quindi con qualsiasi skill all'interno. E se volessimo affrontare questi quattro pillar, dal punto di vista di produttività, penso che la slide racconti molto bene da sola quello che è il tema. Slide che francamente fino a 3 anni fa era impensabile. L'apertura di Microsoft verso qualsiasi piattaforma, qualsiasi tecnologia, l'apertura verso l'open source, il fatto di scegliere, di mettere a disposizione, di mettersi a disposizione per qualsiasi piattaforma e società, sicuramente la fa da padrone. E ogni icona, ogni pezzettino di questo puzzle cerca di raccontare quella che è la capacità e la voglia di innovare, di costruire, che potete trovare all'interno di Azure. La capacità ibrida è una capacità che abbiamo soltanto noi, è una capacità che io ritengo fondamentale, che abbiamo sposato fino dal giorno zero, ovvero mettere nelle mani delle aziende la disponibilità di sistemi on-premise e on-cloud. Microsoft è la più grossa software house del pianeta, facciamo questo di mestiere e cerchiamo di farlo bene. Qual è l'idea? L'idea è che se oggi io ho un'azienda complicata a piacere, la voglio portare sul cloud, è sbagliato e anche stupido pensare che con un colpo io la porto sul cloud. Magari ne porto un pezzo per volta, qualche applicativo, mi controllo, verifico, mi tranquillizzo, tutti i ragionamenti. Quindi il fatto di poter avere una parte della mia azienda e dei miei dati sul cloud e una parte on-premise mi dà la necessità di avere una capacità di dialogo e di lavoro in maniera ibrida tra i due sistemi in maniera molto semplice. Queste che sono le tecnologie che mettiamo a disposizione, dall'identity alla data platform a tutte le tecnologie di sviluppo, di sicurezza e di gestione, diciamo, è uno dei nostri focus. Sulla parte di intelligenza, anche qui abbiamo molto da dire e poi lo vedremo anche un attimino meglio. La capacità che diamo alle nostre piattaforme, ai nostri sistemi e alle vostre piattaforme, ai vostri sistemi, di avere dell'intelligenza all'interno per poter prendere delle decisioni. Intelligenza che può essere fatta tramite delle API sulla vision, quindi tutto quello che riguarda foto, filmati, il comprendere degli ambienti da un oggetto digitale, quindi una registrazione piuttosto che una foto. Tutto quello che riguarda tecnologie di speech, di linguaggio, di conoscenza, il search, lo approfondiamo più avanti in maniera più interessante, secondo me. Qualche numero che può essere così utile, no? Nel video introduttivo già si diceva qualcosa, in realtà la slide è già vecchia, no? E c'è qualcuno dei miei colleghi in azienda che di lavoro aggiorna le slide, perché siamo talmente rapidi nel rilasciare nuove cose, aggiungere pezzettini al nostro puzzle, che le slide ci restano più indietro. Per esempio, i 2 milioni di chilometri in realtà non tengono conto dell'annuncio che è stato fatto poco tempo fa di un nuovo cavo in fibra ottica che abbiamo fatto insieme a Facebook, che collegherà gli Stati Uniti con l'Europa in maniera molto più rapida in termini di terabyte per secondo rispetto a quelle che sono le capacità di comunicazione, di passaggio dei dati tra le infrastrutture. Però diciamo che sono numeri da un certo punto di vista impressionanti. A me ne piace soprattutto uno, il numero delle Azure Region, cioè il numero dei data center che sono distribuiti sul pianeta per poter rispondere e affrontare quelle che sono le sfide digitali. Ogni regione di Azure, immaginatela grande come all'incirca 9 campi da calcio a 11, non me ne vorranno le signore che sono in sala, però più o meno sappiamo tutti qual è la dimensione di un campo a 11, ecco, ne prendete 9, quella è la dimensione di una region di tipo Azure.
all'interno di questo spazio fisico c'è un numero di server che diciamo all'incirca tra 60 e 90.000, quindi fate subito il calcolo di quelle che sono le macchine e la capacità di calcolo che oggi Azure è in grado di fornire e di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. E da un punto di vista di sicurezza, anche diciamo da un punto di vista fisico, c'è un focus molto importante, perché il trust che noi vogliamo e dobbiamo costruire con le aziende che ci scelgono, con i clienti, con quant'altro, diciamo, serve a dare la garanzia totale che i dati siano in mani sicure, in mani cifrate, accessibili solo a chi deve e può accedere, in sola lettura, in lettura e scrittura, tutte le tipologie di permessi e così via. Questi sono, come dicevo prima, i pallini bianchi, sono le regioni di Azure che sono presenti sul pianeta. Le ultime due annunciate sono quelle del Sudafrica. All'interno della comunità europea ne abbiamo diversi come data center, e questo per esempio ci consente di poter gestire e sfruttare questi data center anche per applicazioni con la gestione di dati sensibili, perché tra le varie certificazioni che Azure ha portato a casa, diciamo ha conquistato, c'è anche quella che è più alta a livello di comunità europea, che si chiama EU Model Clause, quindi la certificazione che deve avere un cloud provider nel momento in cui volesse gestire dati sensibili. E questo è un altro tassello di quelle che sono le volontà di mettere in sicurezza e gestire il trust dei dati e delle applicazioni. L'investimento di $1 miliardo serve anche a fare una sicurezza perimetrale fisica come quella che abbiamo visto. In realtà la politica aggressiva di security e compliance che noi abbiamo ci consente anche di farvi vedere, mostrare, raccontare quelle che sono tutte le varie certificazioni che tramite enti terzi noi ci siamo portati a casa per garantirvi e garantirci la sicurezza del dato, la sicurezza del perimetro, la sicurezza dell'informazione. Tra l'altro oggi in questa conferenza avete la fortuna, secondo me avete la fortuna, di poter ascoltare uno dei massimi esperti di security in ambito Microsoft, che è Andrea Piazza, da qualche parte c'è già, che è un mio collega che insomma può dirvi sicuramente delle cose molto più interessanti di quelle che posso raccontarvi io. Lo vive, lo fa di mestiere, esclusivamente quello. Al di là quindi dei numeri,
relative alle aziende che lavorano, che già hanno scelto il cloud, c'è un punto che secondo me è interessante che riguarda lo stivale, no? Spesso mi sento dire: ma com'è la situazione oggi in Italia, come stiamo andando e quant'altro. I numeri un po' parlano da soli, c'è un bellissimo incremento. Diciamo che da quello che vedo io, dalla mia, diciamo, posizione, se vogliamo, privilegiata, di chi può vedere un movimento verso il cloud, sicuramente l'Italia si è messa in moto, come sempre, più lentamente degli altri paesi europei, però stiamo andando avanti. La cosa interessante è che rispetto a qualche anno fa, quando sentivo molto spesso la domanda cloud sì o no, oggi la domanda, diciamo già da 3 anni, la domanda è cloud quando? Quindi c'è il dato di fatto, la presa di coscienza dell'importanza di un'infrastruttura di questo tipo, c'è soltanto il tema di capire quando aggredirla, quando iniziare a utilizzarla, quando iniziare a spostare dei pezzi e cominciare a legarci e a lavorare anche in maniera ibrida, come dicevamo prima, con queste tecnologie e queste infrastrutture. Comunque i numeri, insomma, raccontano uno scenario sicuramente molto interessante e lì vedete alcuni esempi di aziende, di gruppi industriali che ci hanno scelto e con cui stiamo cominciando a lavorare. C'è un tema fondamentale, quindi il fatto di avere in mente un'azienda da parte nostra che sia mobile, che sia cloud, quindi il permettere l'uso di qualsiasi tecnologia in qualsiasi modalità, on-premise, on cloud, fermi in un ufficio o in mobilità. E il passo successivo oggi è quello di avere un cloud intelligente, un intelligent edge, quindi il fatto di riuscire a spostare una parte di intelligenza sul perimetro e quindi sui device che stanno effettivamente nel territorio, che stanno diciamo sul terreno, per poter avere all'interno di queste tecnologie quelle che sono le capacità multi-device di intelligenza artificiale, serverless, quindi tutto ciò che può essere utile da fare in casa per poi spostarlo verso il centro, verso il cloud. Dal nostro punto di vista ci sono quattro pillar per abilitare la trasformazione digitale, quindi per iniziare a ragionare nel concreto di quelli che sono i temi di intelligenza artificiale, di modern workplace, di applicazioni e data. Quelle sono, diciamo, quello che noi ci aspettiamo come ragionamenti, come progetti, come aree di attenzione su cui abilitare la trasformazione digitale. Dove semplicemente per trasformazione digitale noi in realtà abbiamo questa equazione molto semplice, quindi il focus, le capacità industriali, il knowledge che ha un'azienda e ha un mercato insieme alla tecnologia per poter permettere di fare di più, di migliorare i processi, di fare nuovi business, di accelerare quelle che sono le adozioni per fare meglio, più velocemente le cose. Dietro le quinte c'è nella spina dorsale un punto che per noi è fondamentale, l'intelligenza artificiale. Da 1 anno e mezzo c'è una divisione che è interamente dedicata all'intelligenza artificiale. Questa divisione conta più o meno 6.000 ingegneri che tutti i giorni fanno solo ed esclusivamente temi legati all'intelligenza artificiale. Già questo vi fa capire quello che è l'investimento che Microsoft mette sul piatto su queste tematiche e quanto è, diciamo, il credere verso questa direzione. E Satya, che è questo mio collega che vedete nella slide, in realtà è il CEO di Microsoft, immagino lo conoscete tutti, quando 4 anni fa prese il timone di Microsoft, io uso dire prese il timone di questa gigantesca portaerei e in 5 minuti la girò di 180 gradi, cosa impensabile per gran parte di noi e secondo me anche per gran parte di voi. Uno dei temi che disse Satya immediatamente è: ok, l'intelligenza artificiale sarà uno dei pillar su cui ci giochiamo il futuro, su cui scommettiamo il nostro futuro come azienda, come persone. Quindi lì è uno dei punti più interessanti. Perché? Per un semplice motivo, perché l'intelligenza artificiale è dappertutto, da oggi è dappertutto. Probabilmente mentre qualcuno di voi veniva qua questa mattina potrebbe aver dialogato col proprio cellulare per chiedergli se c'era molto traffico nell'arrivare e magari il cellulare avrebbe potuto dire sì, c'è un incidente laggiù, ti ricalco un altro percorso, sì, è tutto in tempo reale, questo veniva fatto. Piuttosto che mentre voi siete alla vostra conferenza, vostra moglie è a casa che sta guardando una borsa e cerca di trovare un modello simile a un modello che ha visto sfruttando delle applicazioni web. Oppure stasera o domani o nel weekend guarderete una Netflix,
aprirete l'applicazione di Netflix per guardare qualcosa e la cosa interessante è che la dashboard che ciascuno di voi avrà davanti agli occhi sarà diversa da quella di tutti gli altri. Perché? Perché un minimo di intelligenza artificiale fa sì che quel sistema capisca quelli che sono i vostri gusti, cosa vi piace di più, cosa potreste vedere in quel momento e quindi vi dà dei suggerimenti che poi sostanzialmente derivano dal fatto di cercare di farvi stare di più possibile su quella piattaforma. No, potremmo andare avanti su questi esempi di intelligenza artificiale, però questo è il punto, no? L'obiettivo è quello di ragionare insieme a voi sul fatto che ci siamo dentro questa rivoluzione, che non è che possiamo fare a meno o non pensarla. Per noi l'importante è bene, la crediamo. Però deve essere democratica, cioè deve essere data la possibilità a chiunque, qualsiasi dimensione, qualsiasi capacità di spending, di utilizzare le stesse tecnologie. Il concetto del cloud che dicevamo prima. Per noi rendere democratica una tecnologia è una missione imprescindibile e rendere democratica l'intelligenza artificiale lo è altrettanto. E questo è un esempio. Se ci pensate, Skype Translator, non so se lo conoscete, è un esempio di come l'intelligenza artificiale può essere resa democratica per chiunque. Noi in potremmo aprire una conference call con la Cina, io non parlo cinese, quindi potrei parlare in italiano e dall'altra parte Skype farà uscire la mia voce tradotta in cinese in tempo reale. Il mio collega risponderà in cinese e la sua voce mi arriverà tradotta in tempo reale in italiano. Si collega anche un tedesco, non parlo nemmeno il tedesco, io continuerò a parlare in italiano, al cinese arriverà il cinese, al tedesco arriverà il tedesco. Si collega anche il francese che non ha audio ma soltanto video. Skype trasformerà la mia voce in testo, il testo in italiano in testo francese. Tutto questo in tempo reale. Ok? Questo è un esempio, in un certo senso forse banale, però è un esempio di come l'intelligenza artificiale può essere resa disponibile e resa democratica per chiunque. Dietro le quinte ci sono, per ottenere questo, dei pezzi di puzzle, dei pezzi di un framework, passatemi il termine, che sono i cognitive services che consentono di affrontare ogni tematica e infonderli all'interno dell'intelligenza artificiale. Voi oggi potreste con l'API di Vision prendere una foto o prendere un filmato, darla in pasto al sistema e ricevere indietro una comprensione dell'ambiente. Quindi do una foto e il sistema mi dice: vedo un bambino maschio all'aperto che gioca con un frisbee. Okay. Oppure potrebbe dirmi: vedo una valigia sul binario 8 che è rimasta lì 6 minuti da sola, il proprietario se n'è andato e si trova al bar al terzo piano. Okay? Questo è il tema. La capacità tecnologica di comprendere qualcosa e di fare poi qualcos'altro. Piuttosto che lo speech, Skype è l'esempio, quindi io parlo, in tempo reale viene tradotto, in tempo reale viene fatto un text e così via. Linguaggio, conoscenza, search. È una cosa che oggi abbiamo soltanto noi, è una cosa che secondo me è un game changer totale. As our world becomes increasingly digitized, so does our ability to connect with it. Imagine if you could search your surroundings the same way you search the web. Using existing cameras and advances in AI, we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being. When a dangerous spill occurs in a chemical plant, cameras recognize the incident. Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most, enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard and clean it up. This technology can also help keep people safer in hospitals. Patients recovering from heart surgery are limited to how much they should exert themselves. When someone exceeds the prescribed level of activity, a nurse is alerted. What's more, the location of the closest wheelchair is identified so that the nurse can quickly get the patient seated and safe. This technology is also useful in an environment like a construction site, where people who need specialized tools are spread out, sometimes across multiple floors. Using cameras already in place, this technology can identify a specific tool, as well as the closest authorized person who can deliver it, saving everyone time and keeping the workflow moving. The digital and physical worlds are coming together to help make everyone more safe, secure, and productive. And we're bringing the edge of Microsoft's cloud to any device.
al di là di aver capito che tutti dobbiamo avere una sega circolare in casa, il punto in realtà è che il video dice alla fine una frase molto interessante, dice Digital World and Physical World are coming together, cioè stanno arrivando insieme il mondo digitale e il mondo fisico. Oggi noi con queste tecnologie possiamo fare le stesse ricerche che già siamo abituati a fare su un qualsiasi motore di ricerca. Quando ieri sera sono arrivato qua e volevo andare a cena, non mi sono fatto tante domande, ne ho fatta una, un motore di ricerca che mi ha dato una risposta. Non so e non mi interessa come è fatto il modello dati, le API che sono dietro le quinte al motore di ricerca, so che ho una domanda e voglio una risposta. Fine. La differenza sostanziale nel mondo dell'intelligenza artificiale è questa, che oggi noi siamo in grado di istruire l'intelligenza artificiale per fargli comprendere degli oggetti e fare le stesse ricerche come oggi lo facciamo già nel mondo digitale. Ci sono due input interessanti sul video. Il primo, la macchina riconosce che è un oggetto che deve stare in posizione verticale e in orizzontale, il barile. E la seconda cosa, ancora più interessante, la macchina ha compreso che due oggetti che devono stare insieme, quindi quella tipologia di paziente e la sedia a rotelle, sono disgiunti e quindi l'alert viene inviato a chi di dovere per far sì che risolva questa situazione e rimetta insieme i due oggetti che devono stare insieme. Se mi permettete il gioco, io oggi potrei fare 10 foto a un barattolo di Nutella e fare in modo che il sistema di intelligenza artificiale da quel momento sia in grado di riconoscere un barattolo di Nutella. Boom. Poi fare 10 foto a mio figlio e fare in modo che da quel momento l'intelligenza artificiale sia in grado di riconoscere mio figlio. Boom. Poi faccio un alert in modo tale che mi arrivi una notifica nel momento in cui l'oggetto bambino si avvicina entro i 2 metri dall'oggetto Nutella. Ok? Al di là della battuta, quest'oggi è possibile farlo. Se immaginate Nutella e figlio, ci mettete uomo con valigia, binario del treno e quant'altro, già un aspetto di security fisica come questo può cambiare completamente le nostre vite. E questo è sicuramente interessante. Ci sono altri pezzi tecnologici interessanti? Sì. Bot framework, anche questa probabilmente è una buzzword che avete sentito molte volte, però anche questo è un meccanismo che ci consente di dialogare con delle macchine per fare in modo che le macchine comprendano ciò che voglio e mi consentano di fare determinate azioni. L'orario non è l'ideale per questa demo, però non è il mio obiettivo farvi venire fame, ma farvi vedere questo. Fare una demo all'interno di un McDrive è una delle cose più pazze che possa venire in mente a qualcuno, perché probabilmente lo conoscete tutti, il McDrive, ci siete mai stati, è uno dei punti planetari più incasinati, no? Perché tu sei lì, parli a un microfono, magari sei lontano, sta passando un'altra macchina, dietro il figlio che ti tira i capelli, c'è rumore e così via. Fatto sta che la demo l'abbiamo fatta e sullo schermo ci sono due cose. Una carina, che ormai cominciamo a dare per scontato, e una geniale, che cambia le cose, perché la prima che voi vedete alla vostra sinistra è una banale, passatemi il termine, trasformazione di una voce in un testo, quindi c'è la pulizia di tutte le noie che ci sono intorno e voi leggete quello che l'uomo ha pronunciato. La seconda parte del monitor invece è la roba più interessante, perché la macchina è in grado di comprendere l'intenzione. Qual è l'intenzione di acquisto di questa persona? Cos'è che vuole? Qual è l'attività, l'ordine che io devo mandare alle cucine per rispondere a quello che la persona mi sta dicendo? Ce l'ho lì. Al di là della forma grafica, non è questo il punto, è brutta a piacere, voi all'interno di questa formattazione più o meno strana avete l'ordine di ciò che il compratore sta richiedendo. Quindi la macchina è in grado di comprendere l'intenzione, l'intention. Questo è il passo in avanti che noi siamo in grado di fare. Quando parliamo di bot, non parliamo di un sistema di Q&A già precostituito e quando io vado su un sito web faccio una domanda e lui più o meno capisce e mi dà una risposta preconfezionata. No, c'è un'intelligenza che comprende ciò che chiedo e sulla base di quello che è la sua competenza, il suo know-how, costruisce e fornisce una risposta. Questa è la differenza sostanziale.
Dal nostro punto di vista c'è una mission, cioè la mission che noi ci siamo messi in testa da qualche anno. Anche questa probabilmente l'avete già sentita parlare, o sentire da diverso tempo. Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Per Microsoft l'importante è mettere nelle mani di chiunque, persona, organizzazione, strumenti, funzionalità che gli permettano di fare di più e di fare meglio. E il nostro obiettivo è quello di costruire dei mondi nuovi che non esistono, dei mercati, aggredire dei mercati che oggi non esistono. Un esempio è questo, l'era dei computer olografici. Oggi il primo computer olografico del mondo è Microsoft, non esiste nulla sul mercato come questo, lo abbiamo costruito, ne vado molto fiero ed è uno strumento che è sicuramente molto interessante. The HoloLens is a device that extends the realities around you. The biggest problem an architect has is getting from the screen into physical space. A HoloLens is going to bridge that gap. It's just amazing. We're going from design to collaboration to radical collaboration. And it's completely changing the way people actually approach design. Microsoft HoloLens allows you to collaborate with somebody regardless of distance, like they were there. Since we can't put our scientists yet physically on Mars, well, what's possible if we can make them virtually present? That's transformational. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. As soon as you can change somebody's understanding, then they can change the way they see the world. It's going to push us in ways that we weren't pushing ourselves before. Now we're actually able to bring it to life. This is going to be a big technology movement going forward. It's going to change everything. Qualcuno di voi già conosceva HoloLens? Due, tre. Poteva andare peggio. Questo è un sistema che non esisteva, che abbiamo inventato, che abbiamo costruito, che abbiamo messo sul mercato, che già viene utilizzato, e vi racconto quattro scenari molto interessanti. Il primo, e da cui sono anche più affezionato, l'uomo che avete nella slide si chiama Scott Kelly, è stato il capitano della 46esima missione sulla stazione spaziale orbitante, quindi la navetta che gira intorno al pianeta, e a marzo 2016 ha ricevuto dal pianeta Terra due HoloLens, che da quel giorno consentono agli astronauti, all'interno della sicurezza della stazione, di simulare quelle che sono le attività extraveicolo che dovranno fare. Cioè domani io e Monica dobbiamo uscire dalla stazione spaziale per fare una manutenzione al telescopio spaziale Hubble, adesso ci mettiamo gli HoloLens, condividiamo gli stessi ologrammi tra di noi e simuliamo, studiamo, proviamo quelle che sono le attività che poi dovranno essere fatte all'esterno. La seconda storia racconta Rolls Royce, che oltre a fare auto di un certo costo, fa anche motori di aerei, che mi immagino costino altrettanto. Fino a qualche tempo fa Rolls Royce aveva due strade per fare formazione: prendere il motore a Londra, impacchettarlo, mandarlo negli Stati Uniti, 50 ingegneri intorno al motore facevano quello che dovevano. Seconda strada, impacchettare gli ingegneri, mandarli a Londra attorno al motore e fare la stessa cosa. Oggi il motore resta dov'è, gli ingegneri restano dislocati sul territorio americano ovunque si siano e semplicemente grazie al dispositivo, al device HoloLens in testa, sono in grado di fare le stesse cose che facevano prima, con un risparmio di costi che è imbarazzante. Pensate solo al tempo di trasferimento o al costo dei biglietti aerei. La terza scena in questo caso rappresenta una sala operatoria di un ospedale di Tokyo. In realtà c'è già un caso anche a Londra e uno a Madrid, e semplicemente il dispositivo consente al medico chirurgo di non togliere più l'attenzione da chi ha bisogno della sua attenzione e punto, il paziente. Quindi la testa del medico può non spostarsi più dal lettino perché tutto ciò che gli serve, il paziente e le eventuali informazioni, ce l'ha direttamente sul dispositivo. E magari col dispositivo lui può aprire una conference call con il collega che sta a New York, che è bravissimo su quella patologia, e vede grazie a una telecamera ad alta definizione ciò che il medico sta vedendo. Quindi anche questo apre delle frontiere sicuramente inimmaginabili. L'ultima storia parla di Volvo. Se voi voleste comprare una Volvo e la voleste comprare a Stoccarda, prendete un aereo, andate là, entrate in un showroom e non trovate auto. Lo showroom è vuoto. Non vi offrono nemmeno il
caffè, perché forse in Svezia non è il top, però vi offrono un HoloLens, e nel momento in cui voi mettete il dispositivo in testa potete, dialogando con esso, chiedere un modello S60, esiste, bam, ologramma in scala 1:1 davanti a voi, e allora lo cominciate a guardare, a configurare, lo voglio bianco, lo voglio blu, lo voglio nero, metto la testa all'interno, cambio il colore degli interni, magari chiamo mia moglie che sta a Milano, che sicuramente avrà il suo HoloLens in cucina, se lo mette, vede lo stesso ologramma e insieme lei dirà che non le piace la macchina, io le dirò che la cambio, in realtà l'acquisto lo stesso, ok? Questo è lo scenario. Perché è diverso HoloLens da tutti gli altri? Faccio un passo indietro, probabilmente tutti conoscete la realtà virtuale, cioè la capacità che avete, indossando un caschetto che completamente vi occlude la vista, vi permette di andare in mondi differenti, quindi potreste trovarvi sulla spiaggia di Maui, in cima all'Himalaya, camminando sull'Etna o cose del genere. Qual è il punto importante però? Due punti importanti. Il primo punto, quando voi mettete un dispositivo come questo, perdete completamente il senso di dove siete oggi, cioè non vedete più chi c'è intorno a voi e l'ambiente in cui siete, siete da un'altra parte. Secondo problema, fisiologico, starete male, punto. Non sì o no, starete male. Dopo 5 minuti, 10, 20, 30 starete male. Perché? Perché il vostro cervello a un certo punto riceverà due input diversi, uno dagli occhi, per il quale siete in cima al K2, e uno dalle ampolle di Lorenzini, per le quali siete qua. Nel momento in cui il cervello comincerà a non avere più una collimazione tra questi due input, comincerà a dire, dal punto di vista fisiologico, forse mi stanno avvelenando, mi induco a stare male, fino a rimettere o a svenire, o peggio ancora. Questa è fisiologia, prima o poi staremo male, punto. E questo probabilmente è il punto in cui... è il problema per cui la virtual reality non ha mai preso piede così tanto, molto nel gaming, ok, però se voi aprite un YouTube del caso e guardate dei video sulla virtual reality, trovate un sacco di gente che va in terra, non perché è ubriaca, ma perché il cervello di quelle persone dopo un po' comincia a avere degli input differenti, comincia a sbarellare o andare in blue screen, diremmo lo di Microsoft, e quindi va in terra. Questa è la virtual reality. Dall'altra parte c'è la realtà aumentata, che probabilmente voi o i vostri figli conoscete. Vi faccio un esempio sul gioco dei Pokémon Go, che probabilmente conosciamo tutti. Quello è un esempio divertente di realtà aumentata. Prendo il cellulare, lo punto su una piazza della mia città e in mezzo alla piazza vedo un animaletto e lo vedo solo io col cellulare, quindi ho un layer digitale in più. Vado verso questo animaletto e lo catturo, ho vinto, bene. Se prima che io catturassi l'animaletto passasse un escavatore e facesse un buco di 5 metri, l'animaletto dove sta? Per aria. Cioè, l'animaletto non ha modo di capire l'ambiente fisico. È un layer digitale appoggiato lì. Qual è la differenza con la mixed reality che abbiamo inventato? La differenza è che il sistema HoloLens è in grado di comprendere l'ambiente fisico e quindi di interagire con esso. Se io avessi una pallina digitale e la buttassi per terra, questa rimbalzerebbe prima sulla scrivania e poi per terra. Tolgo la scrivania, faccio la stessa operazione, questa va per terra. Cioè in tempo reale sente quello che c'è e quindi ragiona con questo. Questo significa che voi potreste indossarlo all'interno di una casa vuota e arredarla con degli ologrammi, perché se quella parete è larga 3 metri, quella parete è larga 3 metri, e se ho un divano che è largo 2, lo piazzo lì e man mano che mi sposto il mio ologramma verrà ridisegnato sulla base della distanza che io sto mettendo fra me e l'oggetto. Quindi questa è la grossa rivoluzione, questa è la grossa differenza. Ci sono tre punti, e chiudo, che sono per noi il nostro futuro. Due li stiamo già raccontando. Mixed Reality è una delle nostre scommesse, per nostra intendo Microsoft, dove ci aspettiamo diversi, diciamo, un buon volume d'affare, diverse applicazioni, insomma, è un cavallo che secondo me è un'onda che deve essere cavalcata. Mixed Reality. Secondo punto, intelligenza artificiale, quindi i 6.000 ingegneri che vi dicevo prima, la divisione che lavora esclusivamente su capacità cognitive, su capacità intelligenti e quant'altro. Terzo punto, forse per qualcuno di voi nuovo, quantum computing. Da 12 anni c'è una divisione all'interno di Microsoft che nelle stanze segrete del castello lavora su queste tecnologie. Lavora in anteprima su delle capacità fisiche degli elettroni quando ancora non erano state confermate dalla scienza, lavorava su delle ipotesi in anteprima rispetto a tutti gli altri player del mercato, su quelli che sono i fermioni di Majorana, italiano, quindi anche un certo moto nazionale. Da 12 anni sta lavorando su queste tecnologie, siamo
quasi all'alba del quantum computing. Per dirlo in due parole, che cosa è? Prima di dire che cosa è, dove siamo? Siamo in un momento in cui, se vi ricordate il grafico della legge di Moore, non ce la facciamo più a seguirla, perché la dimensione dei transistor è talmente piccola, simile a metà del diametro di un capello, che è difficile andare più in basso. Ci stiamo spostando verso gli elettroni, e qui entra nel quantum computing. Poi c'è un secondo problema: ci sono delle capacità, diciamo, delle complessità computazionali che un computer classico non è più in grado di risolvere. C'è un esempio molto bello che rende l'idea, che si chiama il problema del viaggiatore, del venditore viaggiatore. Ovvero sia, c'è un venditore che deve attraversare N città, e per ogni città deve attraversare ogni strada. Quindi la sua funzione, la funzione matematica che risolve il tempo in cui il commerciale impiegherà a fare tutte le strade, tutte le città, è una funzione matematica dipendente e dal numero della città e dal numero delle vie. La cosa interessante è che se voi prendete un numero di città molto piccolo, questo venditore ci mette il calcolo, esce fuori in qualche secondo e abbiamo il risultato. Se raddoppiate il numero delle città, si arriva ad avere un risultato dopo 130 anni. Se raddoppiate il numero delle città, si arriva ad avere il risultato dopo un tempo che oggi non è ancora passato dalla nascita dell'universo. Questo ci fa capire che la complessità esponenziale dei calcoli non è più, in alcuni scenari, in alcuni contesti, facilmente realizzabile con un computer classico, che ha una limitazione. La limitazione grossa è quella che noi conosciamo tutti, è il bit, cioè la possibilità di avere un'informazione o 0 o 1. Non ci sono altre strade. Il bit è una moneta che o è testa o è croce. Corretto? Quindi se io devo costruire un'informazione più lunga ho bisogno di tanti bit che insieme mi raccontino quell'informazione. Perché il quantum computing sposta completamente questa cosa? Perché la fisicità dell'elettrone su cui si sta lavorando è sì in grado di definire 0 e 1, ma è anche in grado di definire qualsiasi stato che intercorre tra 0 e 1. Un po' come se voi buttaste una moneta e quella, anziché cadere di testa o di croce, cade a 60% testa, a 40% testa. Oppure cade testa e croce. Quindi quell'elettrone lì è in grado di avere una serie di stati ben più ampi di quello che è il bit 0 e 1. E quindi la capacità di calcolo è nettamente superiore. Ho scritto due righe anche su LinkedIn, poi eventualmente faccio girare il link dell'articolo. Qual è il punto interessante? Il punto interessante è che per la fine dell'anno solare, e quindi ci siamo, rilasceremo, e se volete restare aggiornati, microsoft.com/quantum, rilasceremo un simulatore che potrà essere utilizzato anche on-premise, rilasceremo un aggiornamento di Visual Studio, rilasceremo un simulatore anche su Azure. Qual è la cosa interessante? È quella che ho detto all'inizio. Essendo noi una software house, facciamo questo di mestiere, e quindi noi costruiamo full stack per permettervi di fare tutte le cose. Quindi dal linguaggio di sviluppo al debugging, al rilascio, al simulatore, alla produzione. Okay. Per andare in produzione con operazioni quantistiche, potenzialmente direi che è ancora presto, però io comincerei a dare un'occhiata a quelli che sono questi ragionamenti. Io vi ringrazio, siamo stati, direi, nei tempi. Vi do ancora il benvenuto alla Cloud Conference. Vi ricordo, se volete fare un po' di rumore sui social, l'hashtag ufficiale CCI 2017, quindi Cloud Conference Italia, quindi CCI 2017, fate rumore e quant'altro. Io, i miei colleghi, i miei amici, insomma, saremo qua con voi tutto il giorno, quindi siamo a completa vostra disposizione. Grazie, buona conferenza, e chiamo Michele sul palco a contarvi un po' di più della gente. Grazie e ben arrivati.